10 gol in 3 partite. Con questo curriculum, agevolato da un calendario non proibitivo, la Juventus prepara l'assalto al Celtic. Il 3-1 odierno contro il Como ha confermato una condizione generale soddisfacente e una maggiore spigliatezza nel trovare la via della rete rispetto al recente passato, anche senza Bredi, rilevato da Bonini. I lariani si sono espressi a tutto campo con razionalità, assistiti tuttavia da rare vampate destro, risultando pericolosi nel primo tempo solo attraverso questa incursione di Gobbo servito da Nicoletti. Trovatasi in difficoltà nel districarsi sotto porta, la Juventus ha fatto ricorso alle battute della lunga distanza, realizzando il gol inaugurale con Cabrini al 17° e sfiorando più tardi il raddoppio con un Tardelli in crescendo. Marocchino, per almeno 45 minuti, ha rappresentato la variante più incisiva del gioco offensivo bianconero, imponendo anche per linee interne i suoi progressivi cambi di marcia. Al fianco di Bettega, Virdis si è espresso con flemma e lucidità in fase di impostazione, ma forse con un pizzico di sufficienza al momento di concludere. Al 33° era proprio Virdis, rompendo in area, a propiziare il calcio di rigore concesso da Lobello e realizzato da Bettega. Nella ripresa la Juventus riduceva sensibilmente le cadenze del suo gioco in vista del return match con gli scozzesi e il Como riusciva ad affrontare a viso aperto gli avversari insidiando Zoff ancora con Gobbo. Nello spazio di pochi minuti assurgevano a protagonisti Bettega e Fontolan, avversari diretti. Il primo vinceva un duello aereo con il lariano e impegnava Giuliani alla grande. Il secondo si riscattava abbandonando le retrovie e siglando sempre di testa il gol del 2-1 al 14°. Fanna, Tempestilli e Butti sostituivano Virdis e Mirneg, affaticato dal match infrasettimanale fra Austria e Spagna, e De Rosa, mentre Furino e Bonini, a furia di tackles e iniziative, riassumevano il comando delle operazioni a centrocampo. L'ultimo episodio chiave premiava uno dei protagonisti in assoluto della partita. Su azione marocchino Fanna, Scirea realizzava il suo terzo gol in 3 gare al 39°. Grazie anche alle splendide coperture di un Furino in gran forma, Scirea si sta scoprendo o riscoprendo goleador. Vediamo come e perché. Ma diciamo che questi inserimenti li ho sempre fatti. Forse quest'anno riesco a concretizzare di più in rete tutti questi sganciamenti che facevo anche l'anno scorso. Questa volta è stato molto bravo Fanna, che sulla fascia sinistra mi ha messo una gran palla al limite dell'aria, l'ho stoppata, sono andato avanti e ho calciato, ho fatto gol. Questa lucidità, questa determinazione nel calciare a rete rappresenta per te qualcosa di nuovo o no? Semplicemente più fortuna? Ma diciamo che forse sono anche maturato, magari se prima arrivavo calciavo subito, un po' così. Invece adesso magari ragiono un po' di più e cerco sempre di prendere lo specchio della porta.